quando uno dice diva, beh, il suo nome viene spontaneo. Il ritrattista delle dive, Daniele Pacchiarotti. Grazie. Siamo qui perché presenteremo l'evento di Maria Monsè, che il 14 si preparerà per questa sua sfilata, che ormai è un appuntamento fisso con Perle di Moda. Perle di Moda, giusto? Allo Zodiaco. Vabbè, allo Zodiaco. Anzi, anche se dovrebbe cambiamo essere location. Sorpresa. Cambiamo location. Tra l'altro so che poi ci saranno anche delle immagini che man mano assolutamente, poi andranno prossimamente. Sì, sì, sì. Sì, effettivamente Perle di Moda ha due momenti in cui noi poi sviluppiamo questo evento. Quello invernale e quello estivo, quindi praticamente questa sarebbe l'edizione estiva. Senti, ma gli abiti sono della collezione estiva? Sì. Io sì, sto alle prese con la collezione estiva, che poi si vedrà sia durante la sfilata del 16 che quella del 14, quindi... Senti, ma quanto è difficile organizzare un evento di questo tipo? Perché poi so che c'è la collaborazione di Daniele Pacchiarotti e Antonello Ariele Martone, che ringraziamo, salutiamo, là. Perché ci lavorate un bel po'. Sì, effettivamente è un po' impegnativo, sempre di più. Tante volte noi diciamo ce l'abbiamo fatta a fare questa edizione, la prossima ci avvantaggiamo, sicuramente avremo più tempo per non fare tutto all'ultimo momento. Ma la scorsa è stata fantastica, l'ha condottato Carlo Sanz. No, certo. No, io ho fatto una piccola particina, no, siete stati bravissimi, c'erano degli ospiti meravigliosi, cioè ne ricordiamo qualcuno, Daniele? Certo, abbiamo premiato il grandissimo cantautore Gianni Donzelli degli Audio 2, che è colui che poi ha scritto i grandi testi di Mina e soprattutto Acqua e Sale, i duetti di Mina e Celentano. Ma poi c'erano anche baroni, principi, contesse. Sì, cioè, ma tra l'altro, Carlo, adesso dobbiamo fare qualche anticipazione della vogliamo tua... Vogliamo farla? Dimmi tu se è il caso di farlo, oppure si rovina la sorpresa quando andrà in onda. Che tu mi... Io direi qualche piccola anticipazione. Qualche piccola anticipazione si può. Quindi avremo dei brand di un certo livello che sfileranno, perché noi cresciamo sempre. Alcuni li conosci. Sì. Bene, sono contento. Quindi diciamo che si tratterà di Ray Lou, Maria Elena Duenas. Sì, è venuta qui ospite. Sì, 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 sì. Sì, poi Barbara Galimberti. Sì, conosci benissimo. Abbiamo finito. E poi brutta sposa? No. No, no, Barbara no, non nostra cara amica, però questa era la scorsa edizione. La scorsa edizione, ok. Sì. Quindi la Galimberti per gli abiti da sposa, però. Sono quattro brand. Più il mio, che è per la Monsè. E poi ci sarà un'altra bellissima sorpresa, perché come vedremo dopo, se dall'articolo che ti ho mandato, Maria ha ricominciato a dipingere. Oh, io infatti volevo sapere questa cosa, perché è uscito un articolo su un mensile che, se non sbaglio, nuovo, un settimanale, Riccardo Signoretti, dove la bellissima Maria Monsè viene ritratta mentre dipinge. Sì, sì. Ma questa passione per la pittura? Questa passione per la pittura è una passione che sin da ragazzina avevo e coltivavo, perché mia mamma è anche una pittrice. Poi avevo accantonato e grazie al grande maestro Daniele Pacchiarotti ho rispolverato, perché Daniele giustamente mi ha fatto ritornare la voglia, mi ha detto: ma perché non ti metti, ti rilassi? Mi vedevo un po' stressata e mi diceva: Maria, ma tu ti ho conosciuta tutta bella, solare, tranquilla, guarda che bello dipingere, come rilassante. Ed effettivamente... Beh, il motivo è anche un altro. Lei si chiama Maria Monsè e fatalità, io essendo ritrattista ufficiale italiano, vabbè, Marilyn Monroe, non per essere ripetitivo, lei ha scelto, mi ha confessato che il suo nome di battaglia, diciamo, il mio nome d'arte, di battaglia nel senso d'arte, beh, certo. Sì, battaglia è brutto, cioè, no, cioè, nome di battaglia nel senso, ho capito, quando arrivi, quando cominci, quando ti prepari per il successo, no? Ah, okay, perché prima era Marica la Rosa. Il tuo nome originale è Daniele Pacchiarotti, proprio così come lo diciamo. No, è da battaglia. Beh, vi voglio far vedere invece, a proposito di battaglie, perché il 2 giugno è trascorso da pochi giorni ed era la festa. Aspetta, scusa una cosa, cara, dopo sto giro parole, qual è il nome del battaglia? Volevo se non glielo fai dire. Ormai ci siamo incuriositi. Ma ha cambiato il nome di battaglia. Carlo, sei distratto perché siamo in diretta. Perché siamo in diretta e quindi capisci. Non ti preoccupare. Nonna va a casa con sto pensiero. Ritorniamo al punto. Il nome di battaglia Maria Monsè, che in realtà appunto non è
Monse, ma è la rosa. Sì. Quando io lo dico io, quando io ho cominciato la TV dei ragazzi, mi dissero che no, dovevo togliere il mio cognome La Rosa, quando mi presero per la famosa trasmissione Go Kart, perché c'era già la direttrice Anna La Rosa, conduttrice famosa e conosciuta. Sembravamo parenti, non lo siamo, quindi ovviamente io dovevo togliere La Rosa, e dato che mi è sempre piaciuta Marilyn Monroe, volevo un cognome con la M per fare l'iniziale del nome come l'iniziale del cognome e fare da doppia M come Marilyn Monroe. E quindi giustamente Daniele mi ha detto: ma come, ma proprio tu che hai pensato tutto questo, voglia di ritrarre Mary? Gli ho detto: come no, assolutamente. Quindi ho iniziato e abbiamo cominciato un percorso per il momento un po' a parte. Credo che dalla regia abbiamo anche l'articolo che è uscito pochi giorni fa. Allora partirei con questa clip che ci racconta la storia di Maria Monsè, che è iniziata da Non è la Rai, sì, se non sbaglio. Bravo, quindi sei molto preparato come sempre, del resto. Grazie Maria. Allora partiamo da questa clip e vediamola insieme. Ringraziare, dopo aver visto questa clip molto bella, Antonello, Ariele e Martone. Ma lo ringraziamo loro con un applauso straordinario. Antonello. E qui presente. Tu sei la salvezza di Daniele Pacchiarotti e di Maria Monsè, devo dire. È proprio bravo. Antonello, il mio videomaker di fiducia. Assolutamente. Allora sentiremo anche l'opinione di Simone. Allora, spiegaci qual è il tuo segreto. Perché da oltre Antonello, Ariele e Martone. A parte Antonello, insomma, però voglio lì dire, non c'era, sei sempre uguale. Davvero? Sì, no, io la trovo più bella. Adesso? Sì. No, vabbè. Più bella Daniele di quando la complimenti. No, la trovo. Lei è sempre stata una bella donna. Sì, ma io devo dire anche più bella. Molto corteggiata dalle altre donne, perché ho notato, io la conosco da pochi anni, però ho notato che ci sono altre donne che quando sono con lei la corteggiano. Quando sono e poi quando sono da sole la pugnala. Questa si chiama invidia. Ah, è vero, sei d'accordo con me? Perché pure te la conosci, sì, abbiamo delle amicizie in comune. Sì, vero? Ah, beh, sì. Allora, tira fuori i nomi. Prima di persone. Aspetta, i nomi di battaglia. I nomi di battaglia. Di battaglia. No, quelli sono. Quelli già sono... è bianco, è sbiancato ancora di più. Guarda, no, io non. Ma assolutamente, i nomi di battaglia, perché di parliamo battaglia. Di persone proprio che battesimo. Battaglia proprio. Maria. Nel senso, ci sono. Allora, io cosa voglio dire? Io voglio dire intanto che ti ringrazio perché sei gentilissimo. Ed effettivamente, insomma, detto da te che sei un uomo sincero, ci credo che mi trovi sempre così. Non me lo diresti, no, vero? No, no, allora. Assolutamente. Cioè, torno a casa ancora più soddisfatta. Quindi posso dire che comunque fare una vita sana fa bene. Chi sì, loro che mi conoscono che cura molto l'alimentazione, cioè, curo molto l'alimentazione, tipo quando andiamo a casa con Antonello, con Daniele, loro bevono la Coca-Cola, tanto da questa pubblicità tu si bevi può fare. Grazie, io non la Maria, bevo. Sto no, ragazzi, ultimamente non si fatto bevono una, le bevande gassate. Una riunione a casa tua, sì. Ma ha offerto c'era una torta spettacolare a farina integrale biologica, carote, esempio, carote, yogurt, insomma io alterno, però pochissimo zucchero. No, ma voi dovete vedere Maria quando va, si può dire a pomeriggio 5, prende il treno, sì. Con gli occhiali, i bigodini in testa, il cappello Poi? E poi che con fai? La banana. Vabbè, pubblicità ragazzi, andiamo. No, a me non è pubblicità. Ma sei proprio uno la di battaglia di queste cose. Questa torta qui e poi al massimo un riso scotto. Cioè, ma che una riso scotto? No, pubblicità. Ma posso dire una cosa? Verrà una prossima cuoca. No, scusa, tu hai detto questa cosa. Maria, scusa, ti puoi alzare un attimo in piedi? Mi alzo, sì. Alzati un attimo. Grazie, lo faccio. Ecco il risultato. Vogliamo vedere pure la sorrisi, scusa, ok?
Accomodati Maria. Scusa, un attimo solo. Pacchierotti, scusa, alzati un attimo. E non vale, io come... Siamo in diretta, abbia pazienza. Beh, ho perso. Scusate. Ecco, queste sono le bibite cassate e lì c'erano le farine integrali. Basta. E lì c'è la banana. Sai, ci sono due tipi di persone, la persona un po' curvy e la persona dipende. Io e dai te gusti. Siamo proprio curve d'accordo anulare. Beh, no? Tu sei il mio astuccio, diciamo. Assolutamente, però tu sei dentro di me, assolutamente. Beh, ok, pubblicità. Te la sei tirata da solo, Carlo, comunque sì. Torniamo all'arte, fase conclusiva di questa puntata con il ritrattista delle dive. Sì. Molto agguerrito, a inizio puntata, addolcito nella seconda parte. Col mio bacio. Col volevo dire però... Aspetta, se no non facciamo in tempo. Una cosa bellissima. Vedere. Aspetta, prima della cosa bellissima voglio far vedere due opere bellissime che ci hai portato non... questa sera. Beh, premetto che... Marilyn è la sì, prima. Sì, premetto che non... allora, a me innanzitutto... Abbiamo pochissimo tempo, vedi, piace molto il non finito. Piace molto il non finito. Sì. Però ho portato lo stesso due icone di stile, di moda, visto che ci... siamo prossimi insomma a due grandi sfilate e che forse pochi ricordano che comunque grande denominatore comune fu Chanel, ad esempio Marilyn lo indossava le famose due gocce di Chanel, mentre i tubini e gli abiti di colazione da Tiffany e My Fair Lady erano sempre di Coco Chanel in questa versione stilista. Sono belli proprio perché non sono finiti comunque anche. Grazie Simone. Molto. Beh, la particolarità bello. Di queste sì. due opere sì, è non so. Meritano veramente un applauso. Grazie. Belle, molto belle, non finite. Allora, anche te grazie, sarai poi, protagonista poi di Perle di Moda. Smettila grazie. Di chiacchierare perché a casa sentono tutto quello che dici. Non l'hai ancora capito che siamo in diretta. Amico mio qua, ma col tuo migliore amico ci parli quando finisce la trasmissione. Volevo dire, becca di sto cazzatone. Allora, Perle di Moda sarà sì, il 14 di giugno. Saremo allo Zodiaco, ci sarai anche tu. Ci sarò anche io, ci sarà anche Moira, ci sarà la strepitosa collezione di Maria Pensè. Ci sarà anche Simone Di Matteo che la so- ci sarà una sorpresa ci per siamo Simone. Tutti. Sì, che certo, abbiamo invitato. Ah, e ovviamente la nostra stylist sarà la nostra Paola Desini e la nostra modella di punta Valentina Blandino. Qua, questa è l'edizione invernale. Guardate che bella Maria in questo abito splendido giallo. Questa è stata l'edizione Gianni Donzelli che c'è stata quest'inverno. Maria, ricordiamo dove? A Palazzo Ferraioli? Bellissimo, 12 dicembre. Ecco qua, tantissimi ospiti che si sono alternati nel corso di questa manifestazione. Allora, abbiamo lanciato anche la locandina. Ricordiamo l'orario? Così abbiamo detto tutto. 18:30. 18. È un preserale. Bene. Comunque è solo in lista che si può entrare, questo lo dobbiamo dire. Ecco, ma chi vuole entrare si può accreditare. Dovete chiamare Antonello Riello Martone che è lì seduto e accreditarvi. Quindi anche attraverso le pagine Facebook di Maria Monsè, Antonello Ariete. Dobbiamo fare una selezione. Quindi sì. Fare una selezione. Beh. Chi prima arriva meglio alloggia. Bene.